L'ultima bolgia. Sotto stanno i falsari, piaga della società, che soffrono eterna malattia. Impressionante.
tutti i miei peccati e posso riportarti a casa. I tuoi peccati? Io non credo. Guarda, nel nono cerchio dell'inferno, guarda, nell'oscuro gelido reame dei traditori. Dio dei cieli, chi è responsabile di questo? Proteggi mia sorella. Ne sono responsabile. A morte. Quando il nobile Saladino saprà di questa atrocità, egli scatenerà le forze dell'inferno. Beatrice, io ti difenderò. Hai condannato a morte mio fratello per il tuo crimine. Quale risposta a questo tradimento? Nessuna. Abbandono questo viaggio. Il mio posto è qui all'inferno. Il tuo è in paradiso. Io sono addolorato per ciò che ho fatto. Possa tu perdonarmi. Anche se non lo comprendi ora, hai salvato ben più di quest'anima innocente. Perché il tuo ruolo nella battaglia in corso è più importante di quanto tu immagini. Non riesco a capire. La tua redenzione è vicina. Aspetta, sono arrivato fin qui. La devo salvare! Fidati, la rivedrai ancora. Innanzi, Dante! L'ultimo cerchio è vicino! Che città è questa che sorge innanzi? Poiché da troppo vaghi nelle tenebre, dall'immaginazione ti fai sviare. Quando sarai più in basso, vedrai bene quanto il senso si inganna di lontano. Sappi che non sono torri, ma giganti. Ombra, parlami di codesti giganti. Codesto è Nimrod di Babele il creatore. È per sua colpa se un unico linguaggio nel mondo non s'usa. E gli altri? Il superbo Fiate, che volle misurare la forza contro Giove. E Anteo, che fu invincibile figlio della madre Tempo.